Buonasera a tutti e grazie soprattutto anch'io. Ovviamente faccio un grande grazie al professor Ambrosoli di essere qui con noi e di aver accettato il nostro invito quando quest'estate il Sole 24 Ore aveva annunciato la ristampa del libro. Qualunque cosa succeda, ho pensato che sarebbe stato bello che ognuno di noi, diciamo, l'avesse sul comodino e che facesse parte del, come dire, del fatto esperienziale di ognuno di noi e poi anche che potesse ascoltare il suo autore. Quindi questo, diciamo, per noi è un sogno che si avvera. Perché oggi parliamo di questo? Io penso che ci siano un paio di motivi. Uno più specifico per noi, che siamo una società di revisione e consulenza e attraiamo la consulenza anche negli obblighi della revisione, tanto è importante quello che facciamo come professionisti, un altro più di carattere sociale. La parte che è per noi è chiaramente una parte dove noi viviamo spesso, non voglio dire sempre e forse nemmeno così spesso, però tante volte il dolore, la difficoltà, no, di ragionare con i nostri clienti come controllori, ma anche, diciamo, come coloro, i nostri clienti sono poi controllati da noi, ma sono quelli che ci nominano e quindi ci pagano. E questo è un dato, vuol dire, che con cui ci confrontiamo nella nostra professione. Devo dire che nel libro ho trovato un bellissimo esempio, no? Cioè, chiunque possa vedere quell'esempio, voglio dire, nei momenti di debolezza della nostra professione, sa come farvi fronte. Quindi in questo vedo comunque un momento dove noi tutti insieme ragioniamo, no? Sulla nostra missione, su quello che stiamo facendo, su quello che dobbiamo fare. E l'altro tema più di carattere generale è relativo un po' alla narrazione che si fa e si è fatta, soprattutto nel nostro paese, del concetto del rispetto delle regole. È una narrazione quasi da, diciamo, il rispetto alle regole è quasi un concetto da perdenti, mentre nel libro e quindi nell'idea del professor Ambrosoli che lo scrive, al contrario, il rispetto delle regole e la dignità e il senso della missione è un qualche cosa da vincenti e rimane nel tempo. E quindi diciamo che sicuro che in qualche modo dirlo così è meno forte che ascoltarlo da chi l'ha vissuto prima di noi. Ecco, ho pensato che questo potesse essere un momento per tutti noi di profonda riflessione e di confronto. E con questo ti ritorno la parola, Sergio. Grazie mille. Allora, mi veniva in mente soltanto un incipit. Il titolo che è stato scelto per questo incontro è Etica e professioni, un vincolo o un traguardo vincente? È la sintesi di quello che diceva Rocco. Perché è vero che l'etica è una scelta che viene prima e che prevale su tutto, però è anche vero che la domanda se ne valga la pena di essere corretti, di essere onesti, di accettare quel fattore di competizione faticosa, di competizione aggravante che è la correttezza, sia o meno prima o poi pagante sul piano del legittimo successo professionale. C'è un vuoto di legislazione in questo paese, c'è un vuoto invece di giurisprudenza, forse addirittura attinente allo spirito del luogo. Io ricordo a tutti, mi viene in mente, scusate, ma è una cosa forte, nel 1887 veniva pubblicato un libro che si chiama Le avventure di Pinocchio, che dopo la Bibbia è tra i più È uno, forse il secondo o terzo più letto nel mondo, dove il denunciante andava dal giudice a denunciare il furto dei zecchini d'oro e veniva per questo arrestato da un giudice che aveva gli occhiali senza vetri e la parrucca. Quindi la rappresentazione della giustizia con l'ingiustizia che si concretizza nell'arresto della vittima. È una meraviglia, se pensate, stiamo parlando di 130 anni fa e non c'era stata ancora Tangentopoli, voglio dire. Allora, è soltanto un sottotitolo al nostro titolo. Prego, Bertone. Grazie a Sergio Luciano per avermi coinvolto, per aver dato seguito all'idea di
del dottor Abbondanza, che ringrazio anche lui, anche per le parole che ha utilizzato per presentare le ragioni di questo incontro. Ora, la prendo un pochettino da lontano, ma non solo perché sono luogo eroico, per cercare di sviluppare un ragionamento che fonda su quanto la vostra attività, così come nella mia parte, la mia e tante altre nella loro parte, fondino sul fatto che chi le pone in essere abbia studiato, abbia acquisito una competenza tecnica, sia nelle condizioni di esercitarla con sempre maggiore esperienza al servizio della propria clientela, in quell'equilibrio difficile che il dottor Abbondanza prima ha ricordato. Il tutto, tra l'altro, nella cornice dell'ordinamento che riconosce una funzione specifica alla vostra attività. Quindi nella cornice della responsabilità che cade su di voi. Visto così è, tra virgolette, facile, c'è una responsabilità da esercitare attraverso la propria competenza ed esperienza tecnica, e già questo, visto in una maniera molto da lontano, dovrebbe essere, tra virgolette, idoneo a fugare anche quella situazione di difficoltà alla quale faceva riferimento giustamente prima il dottor Abbondanza. Non è così facile, e non lo è solo in quella condizione specifica. C'è una responsabilità da esercitare attraverso la propria competenza ed esperienza, e tanto maggiore sono competenza ed esperienza, tanto meglio si può pensare di esercitare la propria responsabilità, di servire il cliente e l'ordinamento. A questo dovrebbe servire l'incremento della capacità tecnica e della preparazione tecnica. La preparazione tecnica è il grande passaggio evolutivo della modernità. Non che non ci fosse prima della modernità, ma era molto più ridotto il numero di persone alle quali era richiesta una preparazione tecnica per svolgere una funzione specifica rilevante per la collettività. La esplosione della competenza tecnica è certamente qualcosa di assolutamente più recente, parliamo degli ultimi neanche 100 anni, in una maniera così massiccia come quella che noi oggi viviamo. È una riflessione sull'impatto della modernità in relazione al valore della competenza tecnica è stata fatta in un libro pazzesco che parla di tutt'altro, ma assolutamente molto interessante. È un lavoro che, sulla scala più drammatica possibile, analizza in una declinazione sociologica l'insidia della tecnica e della sua preparazione. Si chiama Olocausto e modernità. È frutto del pensiero e della ricerca di uno dei massimi esponenti della sociologia contemporanea, Zygmunt Bauman, autore della famosa espressione, anzi del famoso pensiero sulla società liquida. Bauman è morto vecchissimo, se non ricordo male, l'anno scorso, e questo è uno dei suoi tanti libri, devo dire, un libro che a me ha colpito moltissimo, proprio per le riflessioni che vorrei condividere con voi. Bauman nel suo libro ammonisce sul fatto che i criteri razionali propri della tecnica possono comportare l'insidia del superamento dei criteri irrazionali, tra i quali anche il giudizio morale. E ciò principalmente attraverso la distanza che c'è tra l'azione umana e i suoi effetti. Gli obiettivi remoti, finali di un'azione, difficilmente visibili, risultano spesso svincolati dal giudizio morale. E ciò è ancor più vero se un'altra dinamica si aggiunge a quella appena descritta, ovvero quella della delega. C'è comunque qualcun altro che decide su un altro piano rispetto a quello del segmento che è affidato alla mia responsabilità. E ancor di più, ulteriore dinamica direttamente connessa a quest'ultima, il frammento sul quale si interviene è un frammento, tra virgolette, iperspecialistico, sul quale all'interno di un gruppo di lavoro si esprime un nucleo relativamente ristretto di persone, gli altri hanno i loro segmenti, hanno le loro competenze, hanno, tra virgolette, la loro responsabilità.
E così Bauman arriva a spiegare come sia stato possibile che un'intera popolazione non votata al male abbia contribuito all'affermazione di quell'orrendo male per l'umanità che è stato l'Olocausto. Ascoltate che cosa scrive. La distanza che avvertiamo tra noi stessi e le azioni che compiamo è proporzionale alla nostra ignoranza di esse. Tale ignoranza, a sua volta, è in buona parte una misura della lunghezza della catena di intermediari che si frappongono fra noi e le nostre azioni. Se svanisce la consapevolezza del contesto, le azioni diventano movimenti privi di conseguenze. Quando le conseguenze sono fuori dal campo visuale, gli individui possono prendere parte alle azioni più abominevoli senza neanche sollevare la questione del proprio ruolo e della propria responsabilità. Cioè, detto in altri termini, il non guardare, il non vedere gli effetti finali, ma io concentrerei l'attenzione sul non guardare, in quella condizione il disegno complessivo nel quale la nostra azione tecnica si inserisce funge da elemento di mediazione per non inserire il vaglio morale. Non guardo, non inserisco il vaglio morale, non guardo il risultato finale, non elaboro un pensiero sulla moralità di quel risultato finale. La tecnica, per definizione, contribuisce a focalizzare l'attenzione e a soddisfare il segmento nel quale si opera nel suo contributo più immediato. Devo fare tecnicamente bene da qui fin qui, in una suddivisione di lavoro dettagliata, come quella nella quale operiamo sempre di più, sempre più specializzata. Il rischio di rimanere svincolati dallo scrutinio morale in queste condizioni è altissimo. Detto in altro modo, il rischio affrontato dai singoli segmenti con competenza tecnica è quello di impiegare solo valutazioni tecniche e non valutazioni morali. Dice ancora nel suo libro, gli attori sono impegnati nel compito razionale di trovare i mezzi migliori per raggiungere i fini dati, che sono fini parziali, e non nel compito morale di valutare l'obiettivo finale. Bauman, in questo suo lavoro, cita Christopher Browning per un esempio molto crudo ma efficace. Così dice: specialisti la cui esperienza non aveva in genere nulla a che fare con l'omicidio di massa si trovarono improvvisamente ad essere un piccolo ingranaggio nella macchina della distruzione. Impiegate per fornire, trasportare, tenere in efficienza e riparare autoveicoli, le loro capacità furono all'improvviso messe al servizio dell'omicidio di massa, ancorché essi vennero incaricati di produrre camion. Ciò che li disturbava erano le critiche rivolte ai difetti del prodotto. Le insufficienze dei camion avevano un riflesso negativo sulla loro capacità professionale, a cui bisognava porre rimedio. Tutti costantemente informati dei problemi che sorgevano sul piano pratico, essi si impegnarono a escogitare ingegnose modifiche tecniche che rendessero il loro prodotto più efficiente ed accettabile ai suoi utilizzatori. La loro maggiore preoccupazione era la possibilità di essere giudicati inadeguati al compito assegnato. Ma qual è il camion del quale stiamo parlando? Beh, lo descrive Willie Just, lo descrive allora, all'epoca, il quale fa riferimento al miglioramento tecnico dei camion dotati di camere a gas. Just suggerì che la ditta incaricata di assemblare il camion dovesse ridurre lo spazio di carico. I camion esistenti non potevano muoversi sul dissestato territorio russo a pieno carico, così che troppo monossido di carbonio andava sprecato per riempire lo spazio rimasto vuoto. E l'intera operazione richiedeva troppo tempo, perdendo una parte considerabile della propria potenziale efficacia. Ecco l'appunto. Un camion più corto a pieno carico potrebbe operare molto più rapidamente. Un accorciamento del vano posteriore non avrebbe effetti svantaggiosi sull'equilibrio dei pesi
sovraccaricando l'asse anteriore, perché in pratica una correzione della distribuzione dei pesi avviene automaticamente grazie al fatto che nel corso delle operazioni di carico, lottando per raggiungere la parte posteriore, si accumula prevalentemente in quella parte del vano. Poiché il tubo di collegamento si arrugginisce rapidamente a causa dei fluidi, il gas dovrebbe essere introdotto dall'alto, non dal basso, per facilitare la pulizia. Dovrebbe essere praticato nel pianale un foro di 20-30 cm, provvisto di un coperchio apribile dall'esterno. Il pianale dovrebbe essere leggermente inclinato e il coperchio dotato di un piccolo crivello. In questo modo, e vado a concludere questo passaggio, tutti i fluidi confluirebbero verso il centro. I fluidi poco densi colerebbero fuori già durante l'operazione e quelli più densi potrebbero essere fatti defluire più tardi con un getto d'acqua. L'operazione è distribuire gas all'interno del camion nel quale sono trasportate le persone che devono essere uccise. I fluidi ai quali fa riferimento, parlando anche di fluidi più densi, come se stesse trattando qualcosa di neutro, sono i fluidi corporei di un corpo che non ha più il controllo del proprio sistema nervoso proprio per i gas che vengono distribuiti. La tecnica in questo passaggio c'è tutta. La competenza c'è, l'attenzione c'è, l'esperienza c'è, la capacità di trovare una soluzione al problema che gli viene sottoposto c'è, come se quel problema non avesse nulla a che vedere col disastro enorme all'interno del quale si inseriva e col progetto mortifero che lo guidava. Ora, io sono stato coinvolto in questa occasione, della quale vi ringrazio, perché ho la fortuna di poter raccontare una storia che aiuta a spiegare come la tecnica da sola non basti. Ma non solo non basti perché abbiamo visto che c'è un'insidia enorme nella tecnica per come può essere esercitata. Ovviamente stiamo parlando di estremi. Ma non basti per dare un senso all'attività che si va a svolgere, che sia un senso coerente con quello scrutinio morale al quale invece tanti di noi si sentono perfettamente votati in altri segmenti della vita rispetto magari a quelli professionali. È una storia lontana nel tempo, sono sicuro che molti di voi ce l'hanno presente. Ce l'hanno presente per l'ingiustizia che rappresenta, ok? Ce l'hanno presente per il significato che ha avuto nella... o che non ha avuto nella evoluzione storica e politica del nostro paese. È una storia che ha acquisito, andando avanti nel tempo, sempre di più una sua rilevanza. Paradigmatica di che cosa è quella storia? Beh, paradigmatica di come il nucleo non sia nella preparazione tecnica, non sia neanche solo nella forza morale, ma sia nella professionalità, che è un elemento trasversale che si applica alla vostra attività, alla mia, a quella di Sergio Luciano, a tantissime altre, e che ci aiuta a comprendere come solo esercitando la nostra attività per il tramite della professionalità possiamo forse dire che stiamo svolgendo la nostra attività, intendendo per tale quella in relazione alla quale ci siamo preparati, per le finalità che le sono attribuite e secondo la nostra volontà e non in relazione a una qualunque forma di pressione che può essere sul nostro cammino sotto forma di dubbio, sotto forma di scrupolo, sotto forma di pressione indebita, sotto forma addirittura di corruzione nel senso proprio del termine, fino ad arrivare ad essere una forma di pressione, anche di minaccia. Perché questo è il segmento storico nell'ambito del quale papà ha operato. Un contesto dove la sua professionalità è stata chiamata a un certo punto a servire un interesse che andava oltre quello di un, tra virgolette, semplice cliente. Papà era un avvocato, un civilista, viene chiamato a fare curatore fallimentare, quindi ad avere una responsabilità di carattere pubblico, come in altre circostanze
aveva già svolto, qua era un pochettino di più, era un commissario liquidatore, quindi diciamo un commissario giudiziale di una realtà sottoposta a vigilanza e a liquidazione coatta amministrativa, che è una procedura più complessa e delicata rispetto per gli interessi in gioco rispetto a un normale fallimento. E non solo per gli interessi in gioco, ma anche per il numero di soggetti che hanno un ruolo di responsabilità nel decidere come quell'iter, quella procedura deve andare a svilupparsi e soprattutto deve andare a concludersi. Papà riceve un incarico che è molto giovane, non ha neanche 40 anni, dico molto giovane secondo i parametri attuali, che sono niente rispetto ai parametri di allora. Riceve quell'incarico senza aver mai cercato specificamente quel posto, quella posizione. Anzi, quando viene convocato a Roma dal governatore della Banca d'Italia poche ore prima che venga emanato il decreto con il quale viene messa in liquidazione, la banca privata italiana ha un'idea di massima della ragione per la quale è andato giù. Dice: penso vogliano chiedermi di far parte del collegio dei commissari liquidatori di una banca. Va giù e non solo è una specifica banca con tutta una serie di criticità che il nome del suo proprietario, nonché Dominus fino a quel momento, portava con sé, ma è soprattutto l'unico commissario liquidatore. Non c'è un collegio, non ci sono altre persone con le quali condividere le scelte difficili che quell'attività può comportare. Supera la carenza degli altri, tra virgolette, in una maniera positiva, trasforma quella criticità in un dato positivo, poiché può decidere lui di chi circondarsi come consulenti, come collaboratori in modo particolare, per riuscire ad avere al suo interno, tra virgolette, quella dialettica che l'assenza di un collegio avrebbe reso complicato. Inizia subito un lavoro che oggi è anche difficile immaginare, abituati come siamo all'utilizzo dei sistemi informativi che consentono di costruire le contabilità con una certa velocità, sempre che le contabilità siano state tenute, che permettono di incrociare dati e di superare così eventuali carenze, che permettono di capire dove, o perlomeno di capire più rapidamente dove delle falle possono esserci e dove delle operazioni magari sono artefatte invece che reali. Invece lì arriva, si insedia in una banca dove la notte precedente dei camion avevano portato via faldoni che dalle finestre degli uffici della dirigenza venivano lanciati nei cassoni dei camion proprio per impedire che tutta l'attività di quella banca potesse essere ricostruita. Il Dominus, il finanziere, anzi il banchiere in quella circostanza, è già scappato all'estero, prima in Svizzera, poi in Cina. In Svizzera ci resta fino a che la Procura della Repubblica italiana non emette un mandato d'arresto per bancarotta fraudolenta, proprio la bancarotta fraudolenta della banca privata italiana, perché già c'erano degli indizi in questa direzione. Poi dalla Cina va negli Stati Uniti d'America, perché la Cina non era il paese più ospitale allora e gli Stati Uniti d'America non avevano, stiamo parlando della seconda parte degli anni 70, un trattato di estradizione con l'Italia. Dagli Stati Uniti d'America cerca di muovere le sue pedine, che sono volte a cercare di fare che cosa? Di limitare l'attività della liquidazione coatta amministrativa per tornare ad avere il controllo di quella banca e di nuovo con il controllo di quella banca per poter aggiustare le posizioni dei suoi clienti e non solo dei suoi clienti che con la liquidazione coatta amministrativa erano rimasti semplicemente creditori di un istituto in liquidazione coatta. I primi mesi di attività di papà e dei suoi collaboratori sono stati difficili proprio per le criticità nella ricostruzione delle operazioni, ma voi sapete che delle operazioni della banca, voi sapete che esistono delle scadenze tempestive che impongono a chi si ritiene creditore di dimostrare, anzi di produrre il più rapidamente possibile la documentazione che giustifica
il suo credito. E così sono in tantissimi che chiedono di essere ammessi all'elenco dei creditori, e a tantissimi di loro dall'inizio viene detto no. Viene detto no dal commissario liquidatore al sesto mese circa dell'attività, e viene detto no perché la ricostruzione delle operazioni era più idonea in tante circostanze a dimostrare una contiguità in operazioni illecite, soprattutto in operazioni di riciclaggio, piuttosto che a dimostrare di essere stati vittime di una bancarotta in seguito a un investimento ortodosso. Quei soggetti non sono semplici correntisti, sono i rappresentanti di importantissime istituzioni, spesso anche pubbliche. Sono i rappresentanti dello IOR, che era complice di Sindona in tante sue operazioni con il responsabile dello IOR, che era il cardinale Marcinkus. A tante altre persone viene detto di no, non solo. Più si va avanti, più si riesce a ricostruire l'operatività e si scopre che le contiguità che erano palesi nel mondo reale, ma che bisognava dimostrare dal punto di vista delle operazioni finanziarie, fra l'impero del dominus di quella banca, cioè di Michele Sindona, e il mondo della politica, erano fatte anche di grandi scambi di denaro, ovviamente nella direzione da Sindona al mondo della politica. E più si va avanti, più si scopre che anche col sistema imprenditoriale non sempre i rapporti erano caratterizzati da ortodossia. Molto spesso quello che Sindona faceva con la sua banca, con le sue banche, perché in realtà in Italia ne aveva tre, ne aveva in Liechtenstein, ne aveva in Svizzera, ne aveva in Germania, aveva sparse nel mondo oltre 270 società di ogni genere e tipo, dagli studi cinematografici a Los Angeles, alle catene alberghiere nel continente nordamericano. Quella del Watergate era un albergo allora di sua proprietà, ad aziende agricole in Sud America, ad aziende del sistema agricolo ancora in Turchia, in Grecia, a aziende manifatturiere in Europa, in modo particolare in Italia, tutte società attraverso le quali faceva girare vorticosamente denari che uscivano dalla banca e rientravano dalla banca in una commistione oggi non più possibile, o perlomeno che si cerca di impedire, tra chi ha il governo di denaro che non è suo, cioè dei correntisti, e al contempo ha degli interessi di carattere imprenditoriale. La ricostruzione di tutte quelle operazioni consente di dimostrare non solo le complicità alle quali ho fatto riferimento, e sto andando con massima sintesi, confidando sul fatto che buona parte di voi conosca la storia e chi non la conosca possa avere la curiosità di approfondirla, ma dimostra anche tutti gli sforzi che sono stati fatti nel tempo per cercare di salvare l'impero di Sindona in danno dell'interesse pubblico. Già nel momento in cui viene dichiarata la liquidazione coatta amministrativa della banca privata italiana, lo Stato fa subito un'operazione non particolarmente diversa nella sostanza da quella che è stata fatta con la crisi di Lehman Brothers. Cioè, di fatto, lo Stato liquida una parte dei soggetti che vengono definiti creditori, cioè i correntisti della banca, in relazione alla liquidità che avevano sul conto, e permette che quella liquidità riappaia presso una delle tre banche di interesse nazionali, a scelta nazionale, a scelta del correntista, con lo stesso identico saldo. Di fatto, a quel punto, lo Stato, che ha coperto un buco, diventa il creditore principale del fallimento. Tutto quello che il fallimento fosse riuscito a recuperare, invece di dover essere distribuito ai creditori in senso generale, dovrà essere distribuito, seguendo i medesimi parametri e i medesimi accertamenti, a chi, allo Stato, in relazione a ciascuna delle persone che lo Stato aveva a sua volta risarcito. Ma più vanno avanti gli accertamenti da parte della liquidazione coatta amministrativa, più chi dagli Stati Uniti d'America ne teme le conseguenze, cerca di fare in modo che la liquidazione si concluda non
secondo le linee ortodosse, ma attraverso una rivitalizzazione della banca privata italiana. Rivitalizzazione che sarebbe dovuta avvenire come? Beh, con qualcuno che ci mette dentro i soldi, che la fa uscire dallo stato di insolvenza e che le permette di tornare a operare. Menti raffinate, competenze tecniche di altissimo livello, ciascuna per il proprio segmento di responsabilità, partecipano all'elaborazione di questo piano. Ciascuno di quei segmenti di responsabilità, singolarmente preso, non ha necessariamente una connotazione patologica. È il fine ultimo il problema. Perché il soggetto che ci avrebbe messo dentro i soldi sarebbe stato, in primo luogo, lo Stato. Quei soldi che ci aveva già messo. Avrebbe semplicemente rinunciato al credito secondo la condivisione di una finalità che era quella che era portata avanti da Sindona e dai suoi sodali, ovvero quella di dire bisogna rappresentare agli investitori esteri che possono affidarsi alle banche italiane, perché lo Stato non li lascerà senza ciò che hanno depositato presso le banche italiane. Così facendo, ragionamento banale ai confini del cartone animato, anche nelle sue conseguenze negative, così facendo l'economia nazionale non potrà che trarne giovamento. Ha un pezzetto di responsabilità in questo ragionamento anche mio padre e i suoi collaboratori della liquidazione coatta amministrativa. Perché? Perché dimostrando quello che erano riusciti a dimostrare attraverso le ricostruzioni che negli anni, perché stiamo già parlando di quasi 4 anni di attività, erano riusciti a fare, avevano già recuperato una percentuale molto importante di denari che erano stati illecitamente asportati dalla banca privata italiana. E quindi si dice, vedete, se era così facile recuperare quei denari è perché la banca forse non meritava neanche di fallire. In ogni caso, l'ulteriore liquidità viene messa dallo Stato, la banca può ripartire perfettamente. Le pressioni perché questo progetto vada in porto sono alte e sono di vario tipo. Ci sono i consigli tutt'altro che disinteressati che arrivano dal mondo professionale, per cui mio padre e i suoi collaboratori, anche fra persone delle quali avevano stima e considerazione, sentono ragionamenti a supporto di quel progetto. Per darvi il senso della sensazione di isolamento e di accerchiamento da un'altra prospettiva che mio padre aveva, a un certo punto ha bisogno di un parere legale su un segmento della proposta che veniva portata avanti da queste persone e scrive a un professionista del quale aveva grande considerazione, più anziano di lui, più grande di lui, con più esperienza. È un micro pezzetto quello sul quale lo coinvolge e accompagna la documentazione con un biglietto nel quale dice: ti prego di non rispondermi per iscritto perché non vorrei che per te potessero esserci conseguenze di quel che dici. Cioè sono tutti consapevoli che mettere per iscritto le cose può esporli, può limitarli nella loro libertà di esprimere quello che è il loro pensiero. Ma le pressioni sono anche di altro tipo. Sono i tanti professionisti milanesi e non solo, che vanno da mio papà, anche amici suoi, perlomeno così pensava, che gli dicono: ma Giorgio, ma scusami, ma perché ti vuoi mettere contro queste persone qua? Tu sei giovane, hai avviato da pochi anni il tuo studio, questa vicenda finirà, tu dovrai continuare a lavorare. Non è che tutto si esaurisce con la liquidazione della banca privata italiana, perché avere delle posizioni così rigide? Poi ci sono altre forme di pressione, che sono quelle che provengono direttamente da Michele Sindona, sotto forma di tentativi lato senso di corruzione, secondo le quali lui sarebbe poi diventato il presidente della banca rinata, lui mio padre, non Sindona. Poi ci sono altre forme di condizionamento, che sono la miriade di denunce che Sindona presenta nei confronti di mio padre in Italia, nel Liechtenstein, in Svizzera, in sede penale, in sede amministrativa, in sede deontologica e così via. E poi si arriva, andando avanti, alle minacce di morte.
Come vi ho detto prima, la liquidazione coatta amministrativa, come sapete, è un'attività molto complicata che prevede dei vagli ulteriori di responsabilità rispetto a quelli del solo commissario liquidatore. In primo luogo la Banca d'Italia, contemporaneamente in altra prospettiva il Tribunale fallimentare. Ma un'operazione di questo genere, per potersi realizzare, avrebbe avuto bisogno di un vaglio ulteriore, molto più ampio, disponeva di denaro pubblico. La politica avrebbe dovuto dare indicazione a che quel denaro pubblico venisse convertito dalla finalità originaria per la quale era stato disposto a quella di copertura del buco di una banca in prospettiva di far ripartire quella banca. Il vaglio politico è quello che apparentemente è più delicato, ma è quello in relazione al quale il consenso si forma il più rapidamente possibile. Sindona, che è latitante negli Stati Uniti d'America, che tra le altre cose negli Stati Uniti d'America, per il fallimento di una banca americana sua, subito seguito al fallimento della banca privata italiana, è, in forza delle prove arrivate dalla liquidazione coatta amministrativa italiana, sottoposto a procedimento penale anche negli Stati Uniti d'America. Viene arrestato negli Stati Uniti d'America. La banca si chiamava Franklin National Bank, era uno dei primi 10 istituti americani. Sindona viene liberato su cauzione, la più alta cauzione che fino a quel momento negli Stati Uniti d'America fosse mai stata disposta per un reato cosiddetto dai colletti bianchi. Alla liberazione dalla cauzione segue il divieto di allontanarsi dal distretto sud di New York, dall'isola di Manhattan. È inseguito da un mandato di cattura italiana, è sottoposto a limitazione della libertà negli Stati Uniti d'America in forza del processo che lo attende. Potremmo aggiungere anche altri dettagli di altri ordinamenti. Uno dice è messo al bando, no. Da Sindona vanno autorevolissimi esponenti del nostro Parlamento, del nostro governo di allora, addirittura un sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, per concordare con lui il contenuto del cosiddetto piano di salvataggio. La sponda politica è pronta ad agire in quella direzione. Nelle minacce che arrivano da Sindona e dai suoi, si chiarisce che si è convinti che se il commissario liquidatore darà l'ok, la Banca d'Italia darà l'ok. Questo convincimento è infondato sì e no al contempo. La Banca d'Italia in quei giorni, esattamente in quei giorni, vede un'aggressione incredibile alla sua autonomia, alla sua indipendenza, che viene posta in essere, ironia della sorte, dai magistrati, che arrestano il direttore generale, nonché responsabile della vigilanza, cioè di quella realtà che sovraintende alle liquidazioni coatte amministrative, e vengono ritirare il passaporto al governatore, entrambi con Carlo Azeglio Ciampi erano coesi nel non portare avanti un piano per il quale non ci fosse il consenso del commissario liquidatore. Tolti di mezzo loro, la Banca d'Italia era immobilizzata. La possibilità di portare a compimento quel piano andava veramente a realizzarsi. Papà e i suoi collaboratori restano della propria idea che quel piano sia un modo per fregare gli italiani, per aggirare le regole, per vanificare il senso della responsabilità che era stata loro attribuita, volta a consentire allo Stato di rientrare in possesso della maggior parte possibile dei denari che aveva impiegato per il salvataggio di quella banca. Scusate, per soddisfare i creditori di quella banca e non per il suo salvataggio. Le minacce diventano sempre più insistenti, sempre più inquietanti, ma non servono a far deflettere né papà né i suoi collaboratori. Di qui la decisione quasi disperata di Sindona di dar seguito a quelle minacce con
l'invio di un killer dagli Stati Uniti d'America. È storia anche processuale, tutti gli accertamenti possibili su questa vicenda sono stati fatti, tra l'altro anche in tempi relativamente rapidi rispetto a quelli del nostro ordinamento. L'omicidio di papà del 1979, nel 1986 c'è la sentenza per il fallimento, per la bancarotta della banca privata italiana, nel 1987 c'è la sentenza per l'omicidio che condanna Sindona e altre due persone, anzi un'altra persona perché il killer nel frattempo era deceduto, per l'omicidio. Nessun elemento è sorto in futuro, scusate, successivamente a smentire le risultanze di quel processo che per il solo intermediario fra Sindona e il killer è divenuto definitivo in Cassazione. Sindona è morto prima, a seguito dell'assunzione, pare volontaria, di veleno. La storia è brutta, la storia è triste, la storia è ingiusta, però la storia è un esempio di professionalità e anche altro. Il titolo del libro che ho scritto è tratto da una lettera che papà ha scritto nel 1975, pochi mesi dopo l'incarico ricevuto. È una lettera che poi passa alla storia come suo testamento, tra virgolette, di carattere morale. La scrive molto probabilmente forse come sfogo, o più facilmente per mettere nero su bianco, quasi con se stesso, alcuni punti. La scrive indirizzandola a mia madre, alla quale non la consegnerà mai. Quella lettera verrà ritrovata a distanza di tanti anni nella borsa di mio padre, anche se per un frammento involontariamente mia madre l'ha vista, per un frammento di tempo. È una lettera dove dice: ricordi il desiderio mai realizzato, dice lui, di fare politica non nell'interesse di un partito ma nell'interesse di un paese. Ecco, dice, a 40 anni di colpo ho avuto la possibilità di fare esattamente questo. So che per me non possono che derivare conseguenze negative, perché, dice, chi per merito mio riavrà ciò che gli spetta, avrà semplicemente riavuto ciò che gli spetta e non penserà certo di dover essere grato a qualcuno. Chi per colpa mia riterrà di non aver avuto ciò che desiderava, penserà che sia colpa mia. Spiega che i nemici non mancano, né mancheranno, e racconta due piccoli episodi di quei giorni. Quei giorni sono i primi sei mesi della liquidazione coatta amministrativa, perché quella lettera viene scritta la sera prima del deposito dello stato passivo. Però racconta che per lui è stata un'occasione unica di fare qualcosa per il paese. Poi dà delle disposizioni per l'educazione dei miei fratelli e mia, e conclude a tutti gli effetti come un testamento. A sentire i suoi collaboratori di allora, non c'era nessun elemento nel febbraio del 1975 per pensare a dei gesti violenti. Non c'era stato l'avvisaglio di minacce. Sì, c'erano state persone che erano state molto determinate nel sostenere gli interessi propri o di propri clienti rispetto alle istanze alla liquidazione coatta amministrativa. Sì, c'erano stati un paio di personaggi molto particolari che non erano stati inquadrati correttamente, rappresentativi di mondi non limpidi, molto probabilmente riconducibili alla massoneria. Va ricordato che la loggia massonica P2 è stata scoperta nel 1982 proprio investigando sull'omicidio di mio padre. Però non c'era stato niente, dicono i suoi collaboratori, che potesse dare una sensazione di pericolo tanto più per la propria incolumità personale. E allora ci si chiede che senso, che cosa può aver scritto, cioè portato a scrivere quella lettera. Beh, forse il guardare il risultato finale. Il risultato finale che alcuni potevano volere per quella liquidazione coatta. Guardare non il singolo segmento operativo,
ma il senso dell'operazione che era stata affidata a lui e ai suoi collaboratori. E capire come l'affermazione di quel senso potesse scontrarsi con qualcosa di altrettanto forte. Detto in altri termini, quello che può averlo indotto a scrivere quella lettera è molto probabilmente semplicemente un presagio di chi capisce che la propria tecnica deve essere messa a disposizione di un risultato complesso, i cui effetti sono destinati a riverberarsi su una pluralità di soggetti, alcuni dei quali portatori di interessi non confessabili. Pochi giorni dopo che papà viene assassinato, sul giornale nuovo, il cosiddetto giornale di Montanelli allora, esce un articolo a firma di un economista, aziendalista anzi, giovane, più o meno alle stesse età che aveva papà, e scrive così: non conoscevo l'avvocato Ambrosoli, assassinato dalla mafia, ma seguivo la sua opera. E se gli uomini si giudicano dalle opere e non dalle parole, beh, Ambrosoli era un professionista. Altri che erano più vicino hanno messo in luce altri aspetti della sua personalità. A me sembra che sotto un profilo pubblico sia soprattutto questa la sua caratteristica che deve essere sottolineata. Io spero, dice, che i familiari capiscano che, dicendo che il loro caro era un professionista, senza aggettivi, sto dicendo che era un uomo di altissime qualità e che apparteneva a un gruppo sociale sempre più esiguo. Professionista è colui che sempre subordina tutto se stesso agli scopi dell'ordinamento e delle istituzioni in cui opera, allo scrupoloso rispetto delle regole, tecniche e deontologiche del suo mestiere. Sempre meno sono in tutti i campi gli uomini che servono il proprio mestiere nell'interesse pubblico. Sempre più sono coloro che usano il proprio mestiere contro il pubblico. E che essere professionisti all'Ambrosoli non sia da cosa da poco è dimostrato purtroppo dal fatto che per questo solo fatto Ambrosoli è caduto sul campo. L'articolo prosegue con qualcosa che a me, che ero piccolo perché avevo quasi 8 anni, è servito per aiutare a fare i conti da subito con questa vicenda. Non a caso mia mamma volle che leggessimo, anzi volle leggerci lei questo articolo, ma ci arriverò dopo. Perché alcuni anni fa, nel maggio del 2009, Marco Vitale, l'autore di questo articolo, interviene a un incontro pubblico partendo proprio da quello che aveva scritto allora. E fa una considerazione che trovo molto interessante sulla professionalità, su quali sono i canoni della professionalità. Fa un lunghissimo lavoro storico, bellissimo, lunghissimo, sono 2 pagine, c'è in un sito internet che si chiama marcovitale.it, e excursus storico su qual è il momento in cui la professionalità si affaccia all'umanità. Come improvvisamente questo elemento di novità sia idoneo a scardinare il potere e come al contempo esso fondi principalmente sulla responsabilità. Identifica il periodo tra il V e il IV secolo avanti Cristo come il momento cardine per l'enucleazione dei principi fondamentali della professionalità, principi che con i dovuti adeguamenti sono facili da reperire ancora oggi come essenziali. E perché va a quel momento? Perché va alla scuola di Ippocrate, e in modo particolare utilizza il giuramento di Ippocrate per sviluppare questo pensiero. Il giuramento è composto da 8 articoli e io, dice, concentrerò le mie riflessioni sul secondo, che è veramente il cardine di tutto il sistema e credo sia pregnante di significato per tutte le attività professionali. Proviamo a scomporre questo breve articolo che ha, non a caso, attraversato i millenni e ad applicarlo al caso di specie.
mi servirò delle mie conoscenze per giovare agli infermi, secondo le mie forze e secondo il mio giudizio, e mi asterrò da danno e ingiustizia. Mi servirò delle mie conoscenze per giovare agli infermi. Ecco, dice, il fine secco, preciso, inequivocabile: giovare agli infermi. Questo è il fine che la società ci assegna, dice Ippocrate ai suoi colleghi e ai suoi allievi. Questo è il nostro mandato. Solo se saremo fedeli a questo fine, saremo legittimati. E su questa legittimazione potremo anche costruire e mantenere il nostro ruolo e il nostro potere. Questo fine è luce e bussola più che sufficiente per analizzare e risolvere le questioni concrete, per fondare eventuali doveri e prescrizioni più dettagliate. Giorgio Ambrosoli dice: mi servirò delle mie conoscenze per far rispettare la legge e per tutelare l'economia pubblica e i risparmiatori. È la fedeltà assoluta a questo suo mandato che lo rende insensibile alle lusinghe e alle minacce. E ancora, secondo le mie forze, è l'appello alla prescrizione dell'eccellenza tecnica e del massimo impegno personale. Anche questo è un precetto che vale per tutte le professioni. È primario impegno deontologico il perseguire un obiettivo di assoluta eccellenza tecnica, il dare il massimo delle proprie forze. E anche queste poche parole, a queste poche parole, si può attaccare una sfilza di prescrizioni specifiche, dall'obbligo di aggiornamento professionale alla disponibilità personale, che nel caso di Ambrosoli ritorna. E secondo il mio giudizio, dice Vitale, io qui leggo un contenuto positivo e un contenuto negativo. Quello positivo è il dovere di assumere le proprie responsabilità, senza fuggire l'inevitabile connesso rischio alla luce delle esigenze della finalità fondamentale e con la massima competenza e diligenza di cui io sia capace, secondo le mie forze. Quello negativo è il dovere di non giudicare secondo influenze, schemi di riferimento, interessi estranei alla propria funzione e al proprio compito, alla specificità della propria azione. E mi asterrò, conclude il giuramento, da danno e ingiustizia. Qui l'impegno si allarga. Come riferimento agli obblighi morali generali, alla legge comune, al fatto che l'attività professionale nel suo insieme, oltre a giovare all'infermo, deve evitare danni e ingiustizie sia all'infermo che alla società in generale, ed anzi essere nell'insieme positiva per la società. Vi è qui un collegamento fondamentale tra deontologia professionale e comportamento sociale in generale. E forse è qui che la lezione, dice Vitale, di Giorgio Ambrosoli, tocca il suo vertice. Ora, noi ci stiamo interrogando sul fatto che etica e professione siano un vincolo o un traguardo vincente. Dobbiamo capire però qual è l'interesse in relazione al quale parametrare il fatto che esse siano un vincolo o un traguardo. Potremmo declinarlo in ogni attività professionale, identificarlo, tra virgolette, in ogni attività professionale, in ogni incarico, in ogni mandato, secondo quello che è il contenuto del mandato. O più in generale, rispetto alla nostra professione, da questo punto di vista la deontologia ha offerto analisi di ogni genere e tipo, ma se noi pensiamo che la professione, o più in generale il lavoro che svolgiamo, serve per l'affermazione della nostra esistenza, è il veicolo attraverso il quale cerchiamo la soddisfazione del nostro esistere, o uno dei veicoli, allora c'è una frase che a me suona sempre nelle orecchie. Paolo VI viene intervistato tantissimi anni fa, a un certo punto, da un filosofo, dignità di papa, intervistatore filosofo. È un filosofo francese, qua a un certo punto gli chiede quali siano gli esempi che ha ricevuto dai suoi genitori. A me ha colpito molto la risposta che ha dato in relazione a suo padre. Ha detto: mio padre non ha mai sacrificato
per la vita le ragioni della vita. Ecco, allora, se etica e professione sono un vincolo e sono un traguardo vincente, io riesco a immaginare che dobbiamo dirlo in relazione alle ragioni della nostra vita. E certamente ho delle difficoltà a immaginare che tanti esempi, come quello di mio padre, possano affermare, si possa dire che abbiano affermato le ragioni della vita solo perché hanno saputo vivere nella responsabilità, prima ancora che nell'etica, anche la professione. E non sono stato sintetico come vi avevo annunciato. Grazie, grazie infinite. Se un difetto di questi incontri virtuali è che se avessimo potuto percepire tutti il silenzio assoluto che ha accompagnato, sono sicuro, in tutti i nostri uffici collegati questo suo intervento, un silenzio concentrato, attento, ma emozionato sempre di più man mano che procedeva il suo racconto. Ecco, questo silenzio sarebbe stato una testimonianza di partecipazione e di adesione migliore di qualunque applauso, che anche quello è un po' negato, perché se lo faccio io da solo è veramente poca cosa. Quindi grazie veramente, sapevamo che sarebbe stato intenso, non era facile immaginare fino a che punto. Rocco, di tu. No, è effettivamente difficile, secondo me chi osare sarebbe un po' sminuire e quindi o comunque non toccare tutti i punti che sono stati toccati, quindi lascio alle coscienze di tutti ragionare su quello che abbiamo sentito. Una sola domanda, pregando il dottore naturalmente di dirmelo se la considero impropria. La lezione morale e professionale della vicenda che lei ha ricostruito potrebbe oggi scontrarsi a volte nell'esperienza di tanti professionisti per bene su altrettante, anche se più dissimulate, forse sicuramente meno clamorosamente sanguinarie, resistenze di un sistema che ha tante lacune. Rispetto a questo sistema, rispetto a queste lacune, a suo avviso 40 anni, 35 anni sono passati invano? Ecco, lei fa un mestiere ingranato profondamente con le istituzioni e con queste materie. Possiamo dire che qualche progresso c'è stato oppure dobbiamo disporci alla stessa determinazione professionale, addirittura eroica, che suo padre ha dovuto e voluto dimostrare? Allora, io penso che certamente gli anni non siano passati invano, che tante lacune che avevano permesso, guardando questo spaccato ovviamente, le azioni che hanno portato la banca privata italiana in bancarotta e con essa un impero intero, siano state colmate. Erano principalmente delle lacune di coordinamento fra ordinamenti. Gran parte delle operazioni che hanno permesso a Sindona di svuotare le casse della banca privata italiana giocavano su un disallineamento tra l'ordinamento italiano e l'ordinamento svizzero sui mandati fiduciari. Certo. E non erano preordinariamente realizzate al fine di depredare la banca privata italiana. Per una gran parte di periodo, io sono convinto che chi le ha realizzate le abbia fatte nel convincimento di far poi rientrare quei soldi, utilizzarli, sfruttarli, non consumarli, anzi paradossalmente permettere che si riproducessero tenendosi la parte in eccesso rispetto a quella che aveva sottratto. Sì. Quei disallineamenti sono stati coperti, il nostro sistema bancario si è perfezionato tantissimo in dimensione europea,
l'attività di vigilanza è diventata ancora più pregnante, chi più ne ha più ne metta, ciò nonostante in questi anni di banche che sono andate a carte 48 anche in forza di condotte illecite ce n'è state un discreto numero. Certo. E le conseguenze di tutto ciò sono state enormi. Ma questo perché? Perché l'essere umano è abituato a superare gli ostacoli. E quando vede che un nuovo ostacolo viene messo in relazione al suo obiettivo, trova il modo con relativa velocità di superarlo nuovamente. Se noi guardiamo tutta la normativa antiriciclaggio, sono infatti dei passi avanti enormi, ma enormi, troppo vincolanti, dicono alcuni, ma non si è certo riusciti a fermare in senso assoluto il riciclaggio. Viene istituita un nuovo presidio e tempo qualche mese c'è già qualcuno che ha inventato il modo per aggirarlo, anzi più delle volte l'hanno inventato prima ancora che il presidio sia effettivo. Perché? Perché ci sono delle intelligenze e delle preparazioni tecniche che si dedicano a questo. Ciò nonostante, c'è un punto sul quale vorrei fare una considerazione brevissima. Quando papà ha vissuto i suoi quasi 5 anni di quella responsabilità, non è che ci fosse il mondo a dire «Ah, grazie a Dio ci sono persone come Ambrosoli». Sì, c'era chi aveva capito che cosa stava facendo, l'articolo di Vitale ne è una dimostrazione, non l'unica, ma quel pensiero per cui tutto andava male, tutti erano corrotti, tutti tramavano nel torbido, era un pensiero che c'era allora come c'è adesso. E allora, da questo punto di vista, noi dobbiamo vedere quella vicenda per alzare le antenne adesso e capire chi nel nostro presente è capace di interpretare la responsabilità secondo gli stessi canoni. E lo dobbiamo capire per poter collaborare con quel genere di realtà nel momento in cui siamo alla ricerca di professionalità di quel tipo, e lo dobbiamo capire anche per aver fiducia. L'assenza di fiducia determina l'assenza di azione. E l'assenza di azione determina l'impossibilità di un cambiamento di quelle condizioni che oggi ci appaiono, ciascuno nell'ambito di responsabilità che va a interpretare, come assolutamente necessarie per un miglioramento delle condizioni generali, non delle condizioni di ciascuno di noi, non delle condizioni della società per la quali lavoriamo, cioè delle società nostre clienti, non per le condizioni della società della quale siamo espressione, ma ancora più in generale, per le condizioni di una, diciamolo con la parola più alta possibile, giustizia, declinata in una maniera molto più plurale di quello che invece in realtà vediamo. È ovvio che se le istituzioni, come purtroppo ogni tanto capita, emettono delle normative che sono contraddittorie, che sono farraginose, che sono confuse e confusive, la difficoltà nell'esercizio della nostra responsabilità diventa ancora più difficile, perché ha gioco facile il nostro cliente a dirci «Sì, vabbè, ma guarda che neanche il dover essere è così chiaro per come appunto dovrebbe essere». E quindi viene più facile immaginare di trovare delle soluzioni tecniche che risolvano il piccolo segmento. Ma sta a noi avere la capacità di guardare come quelle soluzioni tecniche si inseriscono in un disegno più ampio. Cioè sta a noi essere curiosi, ma non curiosi semplicemente del microcosmo che ci è affidato, per quanto importante e rilevante esso sia. Curiosi di come questo si inserisca in un disegno più grande. Da qualche tempo a questa parte, a Milano e non solo a Milano, nei procedimenti di riciclaggio, che sono sempre più numerosi, nei procedimenti penali, i soggetti coinvolti sono liberi professionisti. Sono liberi professionisti che si difendono dicendo, e non sempre hanno torto, vabbè, ma a me hanno chiesto questo pezzo qua, io ho fatto questo pezzo qua. Questo pezzo, visto così, in termini neutri, è perfettamente legittimo. Sì, peccato che a quel pezzo ne seguisse un altro, un altro, un altro, un altro ancora, che non potevano essere completamente estranei alla tua immaginazione. E è su questo che oggi si fondano dei rimproveri per condotte sanzionate in una maniera molto severa,
in capo a persone che nel momento in cui hanno esercitato la propria competenza tecnica hanno avuto principalmente, e non è poco, la colpa di non chiedersi che utilizzo sarebbe stato fatto potenzialmente del proprio contributo. Bene, molto bene, e grazie per questo ulteriore elemento di riflessione che ha regalato a tutti noi. Che dire, io penso che sarebbe bello se aprire un dibattito e sentire i commenti di tutti, ma sarebbe anche proibitivo per ragioni evidenti. E quindi se Rocco mi dà licenza, io credo che al ringraziamento più forte, più profondo per questa testimonianza e per la pacatezza lucida ma partecipata con cui lei l'ha esposto, credo non sia, non possa mai diventare facile, per quanto tempo, quanta riflessione, quanto studio divida dai fatti. Si aggiunge la scommessa di un gruppo di lavoro che si è scelto di discutere di queste cose, di ascoltare la sua testimonianza, proprio perché sta costruendo un'identità, non più giovanissima perché sono un po' di anni, ma comunque giovane rispetto al mercato, un'identità che vuole basarsi su questi valori. E quindi scegliere un posizionamento, dichiararlo e assumersene le responsabilità e le coerenze che ciò comporta. Quindi veramente una serata importante di cui io le sono profondamente grato e credo di rappresentare l'opinione, la sensazione e il sentimento di tutti. Assolutamente sì. Grazie, professore.